Papa, sei tu. Vuoi che ti aiuti? Lascia stare, Giovanni. Non sei mai stato capace. Papà, ma dove vai? Aspettami. Giovanni, Giovanni, aveva ragione tuo padre. Quante occasioni perdute. Eppure io te lo dicevo. Sii te stesso. Sii te stesso. Mamma, ma io... Io sono io. Ti piace Giovanni? È la più bella di tutte le tombe. L'ho scelta io per te. Ti ricordi, Giovanni? Ti piacevano tanto i figli. Io sono vivo, mamma. Io sto benissimo. Sì, venga, venga, venga. Prego, direttore. Ma che dovrei firmare? Beh, il suo progetto, no? Poniamo che io non mi riconosca più. Che faccio? Non lo so, direttore. E io invece lo so. Non firmo più. Va bene, direttore. Senta, signorina, non mi chiami più direttore. Da oggi mi chiami Peperone. Tanto era così che mi chiamavano da ragazzino. Suona anche meglio. Provi, su. No, io... Avanti, la prego. Dica Peperone. Ecco la posta. Peperone, ecco la posta. Hai visto com'è facile? Mm. Sono contento di lavorare con lei. Senza di lei sarei veramente in crisi. Grazie, signor Peperone. Tu, Giovanni, che cosa pensi? Cacca. È merda. Non c'è niente di sano o naturale. Anche il colore della merda. Secondo me... è anche cancerogena.
Beh, vogliamo dire le cose come stanno. Ai bambini piace la guerra. La merda chimica. Bene, Giovanni, bene. Preparami subito un concept e fate aiutare da qualcuno, per esempio da Mario. Signori, proveremo a seguire le sue strategie. Ci aggiorniamo a domani mattina. Vuoi aiutarmi? Devo aiutarti. Va bene. Va bene. Non hai sentito prima il grande capo? Sì, sì, va bene. Tua moglie. Pronto? Giorgia, amore. Sì, va tutto bene, sto qui con Giovanni. Vuoi aiutarmi? Allora digli che sono 2 anni che ti scopi da Fiorini e che io ti coprivo. Diglielo! Che cazzo dici? Non vuoi dirglielo? Allora dammi questo cazzo di telefono e glielo dico io! Che cazzo fai? Dammi questo telefono! Culo. Sei un bugiardo, sei. Che cazzo ne vuoi sapere di me? Bugiardo. Bugiardo! Io. Scusa. Che c'è? Tu non dovresti essere a scuola. Cosa ci fai qui? Sono venuta a trovarti. Hai fatto bene. Di cosa hai bisogno questa volta? È una cosa seria. Ho deciso di non mentire più. Di dire sempre la verità. Silenzio. È già cominciato? Da stamattina. Ho il naso storto. Come quello di papà. Ma non è vero. Perché non me l'hai detto prima? Non esageriamo, eh.
noi siamo come due estranei. Anzi, peggio! Almeno gli estranei si ignorano! Noi facciamo finta di conoscerci! Ma che ne sai tu di chi sono io veramente? Sei mio fratello! Ma insomma, mi ascolti o no, Silvia? Perdi il tuo tempo sui libri! Studio! Studi! È una vita che non fai altro che studiare! Ma che cazzo studi a fare? Ma ti sei impazzito? Ma che t'appunto oggi? Tanto non riuscirai mai a laurearti, non ci riuscirai mai! Ma io sono già laureata, sei venuto alla mia festa di laurea! Sto facendo il dottorato, cretino! Che fai? Ti devo parlare. Non posso adesso, ancora un'ora di lezione. Un'ora è troppo lunga. Devo parlarti subito. Ma è successo qualcosa? È successo qualcosa? Dai, Giovanni, dimmi. Se mi dai un attimo te lo dico. Per te conta soltanto il lavoro, le apparenze. Ma a cosa serve tutto questo se poi non possiamo essere noi stessi? Ma io sono me stessa. Io non voglio più fare finta. Se tu fai finta di cosa? Scusa, non ti capisco. A voi basta soltanto non vedere. A noi chi? Io sono stata sempre sincera con te. Ma io no, invece. Lo sai quante cose non ti ho mai detto? No, quali cose? Io l'avrei voluto un figlio da te. Che? Guarda che ero io che lo volevo tenere, tu non ci pensavi neanche. Ma se tu mi hai detto che non era il momento, che
non eravamo ancora pronti. Perché credevo che non te la sentivi di avere un figlio. Non volevo perderti. Vorrei un mazzo come quello. Te do proprio quello. Le piace la mia nipotina? Me l'ha mandata da Parigi. È proprio una ragazza graziosa.